tornate sul canale. Oggi torno con un nuovo video haul in cui voglio mostrarvi tutte cose utili o che quantomeno per me sono state anche un po' life changing, quindi che nella vita di tutti i giorni mi hanno aiutata, e soprattutto per chi è sbadata come me sicuramente apprezzerà tantissimo questi piccoli consigli. Ma prima di iniziare, come sempre, se ancora non siete iscritte a questo canale mi raccomando iscrivetevi per supportarmi e lasciatemi un pollice in su per farmi capire che il video vi è piaciuto. Se vi va, passate anche a trovarmi su Instagram, mi trovate come katia_cardi, e adesso direi che possiamo iniziare. Primo acquisto che sicuramente non mi ha cambiato la vita, ma ha cambiato l'aspetto del mio studio, sono state loro, queste federe in vellutino con queste righine sovrapposte color malva che ho trovato su Amazon. Se vi ricordate, qualche settimana fa su Instagram avevo messo dei sondaggi per aiutarmi a scegliere quelle che secondo me potessero stare meglio qui all'interno del mio studio, e queste sono state quelle più votate. Vi faccio vedere anche come sono messe direttamente con il cuscino. E che ve lo dico a fare, cioè mi piacciono un sacco e credo che ci stiano anche molto bene con il piumino che ho, perché appunto ha dei richiami sul violetto. Ultimamente mi sta piacendo tantissimo questo colore, perché diciamo è una valida variante, un po' più sofisticata, un po' più raffinata rispetto al classico rosa porcellino che devo dire mi ha un po' stancata. Vengono vendute a coppia e costano 18,99€, quindi 19€, sono circa 9€ ognuna, però devo dire che ne vale la pena perché sono fatte molto bene, sono di qualità, sicuramente sono belle quanto quelle di Maison du Monde, solo che Maison du Monde ha uno stile a volte troppo particolare che non c'entra tantissimo con quello della mia casa, e queste le ho trovate molto più eleganti, e ce ne sono in tantissime varianti, in tantissime colorazioni, sicuramente non saranno le prime che vedrete qui. Un acquisto che invece ha cambiato totalmente la visione della mia vita quotidiana è stata la borsa porta PC, che molto probabilmente ero l'unica al mondo a non possedere ancora. Dovete sapere che io esco tutti i giorni di casa con il computer e negli ultimi 2 anni più o meno l'ho sempre messa all'interno delle shopping bag, quelle di tela per intenderci, e ne ho distrutte una marea, perché poi mettevo il computer, mettevo la reflex, mettevo un sacco di cose e piano piano mi hanno abbandonato tutte quante. Alla fine mi sono decisa per prendere questa qui, che ho trovato su Amazon ad un prezzo anche abbastanza abbordabile perché veniva 18€, e l'ho scelta sempre in questo colore violetto che vi ho detto mi sta piacendo un sacco. È fatta benissimo, non solo si può portare a mano e a tracolla, ma anche tantissime tasche. Ha questo scomparto qui davanti con la cerniera, quest'altro a strappo, e anche sul retro ce ne sono altri 2. E la parte centrale, infatti pesa tantissimo perché c'è un computer dentro, è anche bella imbottita, vedete? E in più il tessuto è impermeabile, quindi se piove non si bagna. Che dire, è stato davvero un affare. Ricorda un pochino come stile quello degli zainetti di Spac, però la marca è diversa, si chiama Keyshare, una cosa del genere. Comunque poi vi lascio tutti i link di riferimento giù nell'info box, e mi sembra che anche per questa qui ci sono diversi colori e diverse misure. Io ho preso quella da 13-14 cm perché ho il MacBook Pro da 13. Altri 2 accessori che da quando ho acquistato non mancano mai all'interno della mia borsa sono questi 2. Anche in questo caso molto probabilmente ero l'unica a non averli, o forse no, non lo so. Comunque il primo è questo piccolo borsellino di Carpisa in ecopelle che fa parte della nuova collezione, infatti anche il cuoricino credo che sia proprio tipo a tema San Valentino, o comunque quella collezione che Carpisa lancia durante il mese di febbraio. E ho preso lui semplicemente per metterci all'interno le chiavi di casa dei miei genitori, perché ogni santa volta che andavo da loro non avevo le chiavi, quindi o rimanevo fuori o dovevo ritornare a casa a riprendere le chiavi, il che mi stava abbastanza sulle scatole. Quindi adesso ho risolto, perché così lo vedo e lo trasferisco in ogni borsa che cambio
tutti i giorni. Stessa cosa vale per il rossetto. Alzi la mano chi mette il rossetto in una borsa e poi se lo dimentica per mesi. Quello che mi è successo con il rossetto che si trova qui dentro, che cercavo davvero disperatamente, che volevo anche riacquistare, ma non mi ricordavo il numero, che è questo qui di L'Oreal, il numero 265 Rose Pearl, che è un nude leggermente perlato, che è bellissimo. Veramente mi piangeva il cuore, poi alla fine l'ho trovato in una borsa che utilizzavo anche abbastanza spesso, ma non ci avevo fatto caso. Adesso che ho preso questo porta rossetto, sicuramente non lo dimenticherò più, anche perché vedete ha il gancio e potete appenderlo sia fuori che dentro la borsa. Questo veniva 10 euro, mentre questo ne veniva 6. Secondo me è un buon rapporto qualità prezzo, anche il materiale non è male, vedremo quanto dureranno. Passiamo adesso ai capelli. Un prodotto che me li ha davvero rivoluzionati è stato lo shampoo secco, che ho iniziato ad utilizzare nel 2016 quando avevo scoperto quelli di Batiste, che all'epoca erano quelli più famosi. Devo dire che mi ero trovata bene perché avevano una buona profumazione e anche un'ottima performance, solamente che lasciavano quella antiestetica patina bianca sui capelli, che sembrava li avessi quasi cosparsi con lo zucchero a velo, quindi si vedeva palesemente che ci avevo spruzzato su qualcosa e non mi piaceva per niente l'effetto, fino a quando non ho scoperto questo qui di Nioxin, che oltre ad avere un profumo molto fresco e piacevole, non lascia la patina bianca, quindi voi lo spruzzate, lo massaggiate un pochino ed il gioco è fatto, non dovete nemmeno spazzolarli perché non ce n'è bisogno, e dura a lungo. Io lo spruzzo praticamente il giorno prima di fare lo shampoo. Ovviamente questo prodotto non va a sostituire l'acqua e il detergente, certo che no, però diciamo che aiuta parecchio se magari dovete fare qualcosa all'ultimo momento, se avete la frangia come me che si sporca e ogni giorno più o meno la dovete lavare. Questo tra l'altro li rende anche un po' più spessi, un po' più densi, quindi se avete capelli sottili come i miei sapete benissimo di che cosa sto parlando. L'unica pecca è il prezzo, perché viene 13 euro per 65 ml, che non è poco. Infatti pensavo che la boccetta fosse leggermente più grande, però comunque mi sto trovando bene, quindi sicuramente lo ricompro. Altra scoperta utile sono stati loro, i mullettoni, ma non i classici mullettoni, quelli lì brutti della nonna, ma quelli con le perle. Io ne ho uno trasparente e uno nero, e soprattutto prima, quando li avevo più lunghi, devo dire che mi sono stati super d'aiuto, perché magari quando non sapevo come acconciarli, oppure stavo facendo qualcosa e non volevo averli davanti in mezzo ai piedi, che magari mi si sporcavano perché ero truccata, questi sono stati davvero super d'aiuto. Costano pochissimo perché vengono tipo 2 euro l'uno, ma forse nemmeno, vengono venduti a coppia e durano, cioè questi non si sono per niente rotti nonostante siano di plastica. Vi posso assicurare che io li ho utilizzati praticamente tutti i santi giorni. Sicuramente non sono la scoperta dell'acqua calda, però dai, sono molto carini, questo dovete dirlo. Su, ritornando al tema casa, dopo avervi parlato dei cuscini, non posso non menzionarvi un altro oggetto che ci è stato davvero d'aiuto, ovvero il portalettere. Dovete sapere che la mancanza di questo articolo in questa casa ha generato diverse discussioni con mio marito, perché entrambi siamo molto sbadati, quindi quando arrivano le bollette io magari le metto in un posto, lui le sposta e le mette in un altro, e poi magicamente spariscono e non le troviamo più. Quindi prima che ci stacchino qualcosa sono corsa ai ripari e ho scelto questo portalettere bianco in stile shabby, che si avvicina vagamente un po' a quello che è lo stile della mia cucina. C'è anche in altre colorazioni volendo e anche in altri stili, però insomma questo era quello che mi piaceva di più. Sul sito viene riportato come portariviste, ma probabilmente saranno dei portariviste mignon, perché non so che genere di riviste possano entrarci qui dentro, per il modico prezzo di 25 euro. Comunque devo dire che nel complesso mi piace molto e non vedo l'ora di appenderla. E ultimo oggetto life changing è la Furbo Dog Camera, ovvero questa telecamera che monitora il vostro animale peloso, o quantomeno lo spia, mentre voi siete fuori casa. Sapete che io porto sempre Sissi con me, difficilmente la lascio a casa da sola, appunto perché ho paura
che magari, ecco, si mette a mordicchiarmi i mobili oppure che cerca di eludere la sicurezza e aprire le porte. Ma con questa qui sono più al sicuro perché, ad esempio, quando devo andare a fare la spesa non posso portarla dentro il supermercato e devo per forza lasciarla a casa. Questa qui mi permette di spiarla tramite l'app che voi potete scaricare sul telefono, quindi non solo di vederla, ma di farle video, di fotografarla, di parlarci e anche di lanciargli dei croccantini se si sta comportando bene. E i croccantini vengono messi qui all'interno e poi tramite l'app sul telefono fuoriesce da questa parte. Cioè, ditemi se non è una cosa troppo troppo figa, mi è piaciuta subito. Infatti, quando l'azienda me l'ha proposta, ho subito accettato perché ho pensato che potesse essere realmente life changing sia per me che per Sissi. Comunque poi vi lascio tutti i link di riferimento giù nell'info box, c'è anche un codice sconto per voi, mi sembra di 50 euro, che non è poco, visto che la telecamera costa sui 170, quindi risparmiate anche un pochino. Ovviamente io, ragazze, non ci guadagno nulla, ve ne sto parlando semplicemente perché è un articolo che effettivamente sto utilizzando e che trovo d'aiuto. E quindi spero che magari, ecco, potete apprezzarlo anche voi come lo sto facendo io. Quindi, ragazze, questi erano tutti i miei prodotti life changing che effettivamente mi sono stati d'aiuto durante quest'ultimo periodo. Fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate, qual è quello che vi ha incuriosito di più, che vi è piaciuto di più, quello che magari, ecco, non conoscevate, che pensate possa essere una buona idea utilizzarlo anche voi. Io, come sempre, vi mando un super bacio e ci vediamo qui prestissimo con un nuovo video. Ciao!